Ragazzi, buonasera. Allora, in questo video voglio darvi dei semplici consigli che io ho utilizzato su me stesso, dei semplici trucchetti per riuscire a leggere uno più libri a settimana. Come ho detto, io ultimamente avevo smesso di leggere e si è visto su punto la mia qualità di vita, nel senso avevo molte meno idee, avevo molta meno creatività durante la giornata. Cioè adesso che ho ripreso seriamente, sto leggendo uno più libri a settimana, nonostante io abbia meno tempo di prima perché sto dedicando il mio tempo ad altre cose, quindi volevo darvi un po' dei consigli, soprattutto per chi è molto impegnato e pensa di non avere tempo, sul come leggere appunto almeno un libro a settimana. Perché leggere un libro a settimana? Ma comunque perché leggere? Perché leggere ci dà nuove idee, ci dà nuovi spunti, ci crea nuove competenze, impariamo nuove cose, ci spinge, ci può spingere ad agire. Io tantissimi libri che ho letto mi hanno spinto a fare cose che non avrei mai fatto, a scoprire cose nuove che io ho iniziato a implementare nella mia vita e hanno migliorato la mia vita dopo 2-3 mesi, 6 mesi, un anno. Il primo consiglio che vi do è quello di renderla un'abitudine. Cosa intendo dire questo? Dato che sembra una cazzata. Però fondamentalmente, se noi ogni giorno decidiamo un momento della giornata in cui lo dedichiamo alla lettura, su lungo termine, dopo una settimana, 2 settimane, ma anche ai primi giorni, sarà molto più semplice. Se invece ci diamo l'obiettivo di, ok, voglio leggere un libro questa settimana, però non abbiamo idea di quando lo leggiamo, sarà molto più difficile per noi riuscire a portare a termine, perché verremo ovviamente catturati dalle altre cose che dobbiamo fare. Cioè tutti noi abbiamo degli impegni, tutti noi abbiamo da lavorare, da studiare, quindi se non pianifico questa cosa, se non diventa un'abitudine, è come andare in palestra. Vado a palestra 3-5 volte a settimana, io so che ci vado tutti i giorni dalle 4 alle 6, io so che ci vado tutti i giorni dalle 9 di mattina alle 11, però è un'abitudine quella, è programmata. Stessa cosa deve essere con la lettura, deve essere un qualcosa che noi facciamo tutti i giorni. Quello che consiglio io per la maggior parte delle persone è di dedicare del tempo alla lettura o al mattino appena svegli, magari si fa la propria routine, si fa il cesso, si segue la propria meditazione, quello che fate, non lo so. Dedicate un 20 minuti, mezz'ora, quanto riuscite alla lettura. E un altro momento, secondo me, ottimo per la lettura è prima di andare a dormire. Cioè, se io dico, ok, l'obiettivo di questo giorno è dedicare 20 minuti alla lettura, io dedico 20 minuti alla lettura, perché anche lì, se voglio leggere un libro a settimana, però non ho idea, dico oggi non ho letto, domani leggo un'ora. Cioè deve essere un tempo comunque realizzabile, non ha senso stare un'ora a leggere per conto mio. Poi se hai tempo, se è una tua passione è un conto, ma se sei già una persona che lavora, come ho già detto, e ha degli altri impegni, è meglio dedicare un tempo più breve come 20-30 minuti. L'altro consiglio che vi do, ed è appunto quello più grosso che posso darvi, è appunto il net time, cioè il no extra time. Cosa intendo dire? Qua si inizia a utilizzare gli audiolibri, oppure come possono essere i podcast. Perché? Perché gli audiolibri sono un qualcosa che noi non dobbiamo metterci lì come un libro per forza a leggere, magari a sottolineare. Io non occupo un'ora della mia giornata o mezz'ora neanche della mia giornata solo per ascoltare un audiolibro. Io quando sono lì che guido, quando sono lì che faccio cardio in palestra, quando sono lì che lavoro e ho possibilità, se avete possibilità appunto di lavorare con le cuffie, io in quel momento mi ascolto un audiolibro. Questo mi permette ovviamente di a volte ascoltare un 3-4 ore di audiolibro in una sola giornata. Ovviamente dipende da persona a persona, però tutti noi penso che guidiamo, tutti noi penso che dovremmo andare almeno a camminare, se non lo fate, fare un po' di corsa o qualcosa. Quindi avete già del tempo per dedicare agli audiolibri. L'altro consiglio che vi posso dare è quello di focalizzarvi più sul risultato che volete ottenere, più che sull'atto stesso del leggere. Cosa intendo dire con questo? Che se io leggo i quadranti del cash flow di Kiyosaki, per esempio, io mi focalizzo, il risultato qual è? Non è leggere il libro, non è leggere un libro questa settimana, il risultato è acquisire nuove conoscenze sull'immobiliare, acquisire nuove conoscenze sulla gestione dei miei soldi, acquisire nuove conoscenze sul come gestire il mio patrimonio, le mie finanze, come guadagnare di più e come creare appunto delle rendite passive. Non è tanto il fatto di leggere un libro. Perché questo? Perché se mi focalizzo sul leggere un libro, io posso leggere anche 3 libri a settimana, ma se mi sforzo di leggere 3 libri a settimana e poi non traggo nulla da quello che leggo, è inutile che io mi metta a leggere questi libri. Se invece io so che l'obiettivo è apprendere nuove conoscenze su come gestire i miei soldi, allora io quando andrò a leggere questo libro mi focalizzerò soprattutto su queste cose qua. Ci posso mettere una settimana, ci posso mettere 2 settimane, è lo stesso, però fondamentalmente so qual è il mio risultato e so che sto agendo verso quel risultato. E infine l'ultimo consiglio che vi do è quello di leggere un libro, leggete un libro in 3 giorni, 7 giorni, 30 giorni, ma mettete in pratica quello che leggete. Io ho fatto l'errore per tanto tempo di leggere più libri possibile e non mettere in pratica nulla. E quindi potete farlo, potete leggere 100 libri l'anno, ho letto 100 libri, ma cosa mi hanno dato questi 100 libri? Nulla, perché non è cambiato nulla, non sto facendo nulla. Ovviamente non sto dicendo che dovete leggere un libro e pensare che tra un mese la vostra vita sarà cambiata grazie a questo. Dovete pensare che è un processo a lungo termine. Iniziate a vedere la vostra vita su
una quantità di tempo più elevata. Datevi 10 anni invece di darvene solo 5, datevi 5 anni invece di darvi 6 mesi o un anno per i vostri obiettivi. Quindi ragazzi, vi auguro tante belle cose, vivete con passione e ci vediamo presto, ciao.